sono sapori antichi che forse non potranno mai scomparire. L'universalità del pensiero non riesce a farsi breccia nelle menti soggiogate, perché i miti, i dogmi, i timori di sapere sovrastano la sete di conoscere, di andare al di là di quanto semplicemente si percepisce, di imbarcarsi a navigare attraverso nuove culture, nuove emozioni, linguaggi diversi e religioni sconosciute. I mondi si intrecciano, i confini sembrano sfuggire alla comune percezione, eppure le mura continuano a parlarci di linguaggi antichi che ancora oggi si presentano di nuovo, violentemente, e vorrebbero spezzare quei dogmi. Ci ricordano astutamente il divenire, il defluire dei pensieri che si intrecciano, che si mescolano, che restano, nonostante i dogmi, nonostante le barriere, nonostante le imposizioni. La cultura spinge ancora più forte perché forse tra le cellule della memoria è sempre presente quel seme di speranza alla base del sangue versato, alla base delle trame di potere, alla base dei tradimenti. La spiritualità non può restare incarcerata tra le sbarre delle mura. Si deve riflettere anche nella bellezza del pensiero, dei versi, delle parole e dei sentimenti. Quale morale può scagliare la prima pietra? Quale giudizio può essere più forte di un lascito quasi millenario? I dogmi vorrebbero spezzare l'eredità che non può essere circoscritta solo ai templi. La terra si ribella ancora una volta, riportandoci indietro, indietro nei secoli, per riscoprire il legato che ci può aiutare a riflettere e proteggere i tesori che il passato ci ha donato. Forse lo stupore risiede lì, nel riscoprire quell'eredità di uguaglianza che si vorrebbe spezzare, nel riscoprire quel lascito di legalità che si vorrebbe annullare, nel riscoprire quel legato intangibile, infrangibile, impercettibile, che supera le barriere del tempo, dello spazio e dei popoli. Forse lo stupore si rispecchia nelle acque che, devastando la natura, riscoprono le ossa e fanno risuscitare gli spiriti, ma fanno anche ritornare la voglia di non soccombere, ancorati solo al presente, ancorati all'edonismo superficiale e arrendevole. Forse lo stupore si rispecchia nella voglia di rinascere tra le ceneri dell'oblio, tra le fiamme della dimenticanza. I venti continuano a riportare sapori antichi, colori sbiaditi delle pagine della storia, perché il futuro è stato scritto anche ieri
è stato forgiato anche nei geni della natura che oggi si ribella, perché si legge tra le mura che a volte crollano, ma che urlano violentemente sul bisogno di ricordare. Forse gli esseri ricadranno continuamente, forse il divenire significa proprio piegarsi e ritornare, moltiplicarsi e rifiutare, misconoscere e dimenticare, per poi ricordare, amare, soccorrere e istruire, alleviare. Forse i linguaggi si mescoleranno nell'eterno divenire, le mura resisteranno alla devastazione, ma crolleranno anche, e le ossa arriveranno fino alla riva del mare. Ritornerà mnemonicamente il pensiero, il desiderio, il bisogno di superare l'universalità dell'essere, il diritto di esistere, il diritto della pace, il diritto di sapere. Ritornerà come i cicli delle stagioni, come i cicli di distruzione, come i cicli della speranza, come i cicli dell'amore. Ritornerà.